tu pazzi, condannato tutti i torti, per una donna mettere alla vista degli uomini la propria biancheria è brutto. Qui c'è sicuramente lo zampino di Don Paolo, il sindaco prende ordini solo da lui, questi si chiamano tabù. Come parla bene lo studente. Già, guardo tu liceo. E anche tu dovresti continuare gli studi. Aspetta, ormai hai perso già 2 anni. Ma comincia a papà, non tanto a mamma. Ti ha già tutti uno. Qui ti ha corriere solo per zinta lucente. Quando mi fosse piaciuto a fare maestro. Mi piace nei creatori. E invece ti hanno mandato dalle suore. Che le suore meglio trovate. Ma che dici? Gli sto contento di chi dei suore e di quello che avendo imbarazzo. E ti faccio sapere che se non fosse uscito tu per Nando. Ah no, questo no, non l'avrei mai permesso. Raffetta, Edith, se non fosse uscito tu per Nando. Sì, proprio come hai fatto tu partigia. Ma che fai? Ma vuoi parlare di politica? No. Vuoi solo sapere perché ce l'avete candidata a chiesa. Beh, per iniziare diciamo che la chiesa sta con i ricchi, con i potenti. Che chi comanda, zo? No. A chiesa sta chi povero. Gesù è lo povero. Bene, quindi Gesù è comunista, sta che noi. E allora perché Don Paolo ce l'ha tanto che lui? Perché ha dei pregiudizi. Vedi, noi comunisti vogliamo la giustizia sociale su questa terra. Mentre la Chiesa dice poveri di porgere l'altra guancia. Tanto la giustizia l'avranno all'altro mondo. Che non esiste. Ma che dici, tipo? Palumè, esiste la ragione. L'aldilà è solo un'invenzione dei preti per non far ribellare i poveri. La te, dito voi bene, ma sei da Don Paolo. E Don Paolo mi ha sempre detto che esiste l'inferno, un purgatorio, è un paradiso e capire che fanno in malamente suo papà ci dà la terra finisce una casa di altri. E questo dice pure Zianinella piatolica per chi è morto. Palumè, quella Zianinella che dici tu è solo una povera donna malata e che parla con i fantasmi della sua mente. No, niente lui è. Guarda, quando parla così non sei paura. Tu si lo senti a te. Cerco solo di farti ragionare con la tua testa, non con quella di Don Paolo e delle suore che frequenti. Ma dici, come fai a volerlo bene se non grida a te? L'amore l'ha creato Dio. I sentimenti vengono da l'anima. L'anima è di Dio. Vedi, un giorno la scienza spiegherà tutto, anche quelli che oggi noi chiamiamo sentimenti. E allora, tu bene Dio, non veda Dio, ma veda un'altra cosa, non gli è bene.